Allora, siamo qui con Maurizio Ferraris, docente di filosofia teoretica e direttore del Labonto, Laboratorio di Ontologia all'Università di Torino, e facciamo una discussione, una chiacchierata a proposito della nuova uscita del volume antologico Bentornata Realtà, curato a quattro mani con il professor Mario De Caro di Roma. Allora, la prima domanda che mi piacerebbe farti è come sei arrivato al percorso che ti ha portato al nuovo realismo, partendo da un così lontano orizzonte, potremmo dire che è quello degli studi iniziali sull'ermeneutica. Come si arriva oggi a un percorso del genere? Ma intanto ci si arriva per contrarietà, cioè a un certo punto uno studia qualcosa, vede che dentro questo qualcosa c'è un elemento che non funziona e riflettendoci viene portato ad occuparsi d'altro. Cioè, vuol dire, l'ermeneutica come il poststrutturalismo, come molte filosofie postmoderne del secolo scorso, avevano questa base fortemente antirealistica, che era una base molto vera, molto legittima, nel senso che in fondo in un'epoca di trasformazione e di critica sociale è importante dire, guardate che per esempio la subordinazione della donna non è che sia fondata in natura, ci sono delle ragioni sociali, delle ragioni strutturali, delle ragioni economiche che fanno sì che si creino delle gerarchie, però insomma, basta guardare un po' la storia, uno si rende conto che c'è stato il matriarcato, ci sono state la civiltà minoica era così, eccetera, e quindi si decostruisce questa cosa qua e si fa vedere che ciò che era naturale, in realtà, che appariva come naturale, in realtà era sociale. Questa è una manovra di smascheramento legittima, doverosa, importante e che deve continuare ad essere fatta. In fondo, se poi uno guarda, anche sui dibattiti che hanno luogo nella sfera pubblica, ruotano tutti quanti più o meno sul capire se qualcosa è naturale oppure sociale, se qualcosa è reale oppure non reale. Il problema è che se tu radicalizzi l'atteggiamento del dire che tutto quanto è socialmente costruito, anche la TBC per esempio, come la famosa cosa di quello che dice che se la 7 secondo non poteva morire, non avrebbe potuto morire di tubercolosi perché la tubercolosi è stata scoperta soltanto nel 1887, cioè tanto tempo dopo Lancet, che sarebbe poi come dire che i dinosauri non sono mai esistiti perché io penso che pensavo i dinosauri, è venuto molto tempo dopo i dinosauri, quindi è un equivoco che ci fossero i dinosauri, questa roba qua non si sa che cosa fosse, chiusa la parentesi. Allora, se tu esageri così tanto, togli credibilità alle tue affermazioni, dai fiato, per esempio, per me è stata molto importante l'esperienza del populismo mediatico, cioè di colpo vedere, avere un'ennesima prova di una cosa vecchia come il mondo, cioè della facilità in cui si cade vittima dell'illusione e della propensione che l'essere umano ha a pensare che le cose gli vadano bene piuttosto che male e comunque all'illusione piacevole rispetto alla realtà spiacevole. Tutto questo ha fatto sì che poi dopo nel tempo io abbia maturato, è stato un processo lungo e come tutti i processi, quindi diciamo una ventina d'anni. Poi il precipitato nuovo realismo è stato invece, come racconto nel libro, del tutto casuale, nel senso che a un certo punto l'anno scorso, nel giugno dell'anno scorso, si può persino datare la cosa, ero a Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, c'era questo giovane brillante collega tedesco, Markus Gabriel, stava fondando un centro, quello fondato internazionale di filosofia a Bonn, e ha detto: beh, per inaugurarlo bisognerebbe fare una cosa che raccogliesse il punto centrale della riflessione filosofica oggi. Io ho detto: ma sai, secondo me se te lo chiami nuovo realismo, new realism, tanto per farsi capire anche fuori d'Italia, in Germania, eccetera, secondo me cogli abbastanza bene cos'è la caratteristica fondamentale del rivolgimento di questo secolo, perché in fondo questo si può vedere, il nuovo secolo sembra caratterizzato da una tendenza al realismo, che non è una tendenza reazionaria, è una tendenza a dire che abbiamo sperimentato fin troppo bene che l'antirealismo ha delle valenze emancipative, ma può anche essere il contrario, nel senso che abbiamo sperimentato l'economia inflazionistica e immaginaria, abbiamo sperimentato gli attacchi a dei paesi sulla base di finte prove dell'esistenza di
di armi di distruzione di massa, abbiamo sperimentato qui da noi quello che abbiamo sperimentato, quindi non direbbe siamo a sazietà. E di questo, fra l'altro, non intendo minimamente farne una colpa ai postmodernisti, perché loro non avevano quelle intenzioni, semplicemente succede alle teorie la stessa cosa che succede agli apparati tecnici, e cioè che gli inventori molto spesso non ne prevedono tutte le potenzialità. Quello che ha inventato il telefono pensava che doveva essere una specie di radio per sentirsi i concerti in casa, e poi è diventata un'altra cosa. Ma a questo proposito, da quando tu hai proposto il manifesto, quindi prima su Repubblica e poi tutto quello che ne è scaturito, sul sito della Bont c'è la possibilità di vedere la rassegna, tra l'altro, la ricezione negativa, insieme a quella positiva, è stato il fatto che tu volessi proporre un'accettazione della realtà in blocco. Alcuni hanno addirittura detto, secondo me abbastanza ingenuamente, che il nuovo realismo era la realtà del governo Monti, cioè di accettare così le cose come sono. Qui forse c'è un fraintendimento tra la realtà materiale e la realtà sociale. Sì, intanto farei notare che il governo Monti, in quanto si chiama il governo dei banchieri, eccetera, 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 è uno dei governi più immaginari che siano apparsi sulla scena del mondo, perché noi sappiamo che la realtà economica dipende moltissimo da fattori immaginari, e questo la rende particolarmente instabile, particolarmente inquietante. Che cos'è esattamente lo spread? È proprio un gioco che dipende da che cosa le persone si immaginano ci sia, quindi mi sembra che abbiamo tutt'altro a che fare con il realismo per quanto riguarda il governo Monti. Dopodiché, dovendo scegliere e dire se la filosofia del governo Monti o la filosofia del governo Berlusconi, dico meglio la filosofia del governo Monti. Dopodiché vorrebbe essere, e di fatto è la filosofia di nessun governo, anche perché i governi hanno altro da fare che correre dietro i filosofi. Ciò premesso, c'è un equivoco molto forte, perché appunto si dice lei con il realismo accetta la realtà, e quindi uno dovrebbe, la vera, l'inverso sarebbe, e quindi l'antirealismo nega la realtà. E negare la realtà è fare davvero un'azione politica o fare la politica dello struzzo e infilare la testa sotto la testa, che è un tipico esempio di negare la realtà. I bambini negano la realtà quando c'è qualcosa che non gli piace, si chiudono gli occhi e si tappano le orecchie. Poi ci sono anche degli adulti che fanno così, e questi potrebbero essere degli esempi di azione politica, evidentemente no. E poi c'è proprio questo equivoco che è primario. Io lo so che quando si dice realismo viene sempre un po' in mente la cosa come realpolitik. Allora io qui vorrei chiarire due cose. Primo, che la realpolitik non è necessariamente realismo. Abbiamo esempi di realpolitik che sono stati tutt'altro che realistici. Inoltre, che uno può avere, che ci sono stati personaggi tutt'altro che rivoluzionari ed emancipatori che stavano in preda al più completo antirealismo. Per esempio Hitler notoriamente era un uomo di un antirealismo, senza venire a quel nostro adesso recente e meno pericoloso, però Hitler era di un formidabile antirealismo, era convinto fino all'ultimo che avrebbe vinto la guerra, quindi tanto per rendersi conto di quanto sia intrinsecamente rivoluzionario il realismo, no? Così non è. Poi l'altra cosa che vorrei sottolineare è la seguente, cioè il fatto che è un equivoco, quasi un errore di stampa, pensare che accertare la realtà significhi accettarla. Sarebbe come supporre che i medici studiano le malattie per farle crescere, per farle sviluppare, i giudici studiano i casi controversi semplicemente per, così, per curiosità e per accettare il fatto che i colpevoli restino colpevoli e non gli succeda niente, anzi che non ci siano né colpevoli né innocenti. No, il giudice cerca per punire i colpevoli e non punire gli innocenti, e il medico studia per curare le malattie. In generale poi è una prassi abbastanza normale questa. Quindi questo è proprio più. Un ultimo punto volevo sottolineare è del fatto che poi io affermo che il nuovo realismo è semplicemente una condanna, una replica,
una decostruzione delle iperboli dell'antirealismo, di quelle iperboli cui i risultati abbiamo visto. Con questo non intendo minimamente, per esempio, appiattire la filosofia semplicemente sulla realtà. Io, per esempio, c'è un filosofo italiano che lavora in America, che stimo moltissimo, Achille Varzi. Lui personalmente è un antirealista, cioè lui no, certo non è un realista, però è un antirealista nel senso che dice: guardate, non c'è soltanto il reale, c'è anche il possibile. Fra l'altro il possibile fa parte della nostra vita reale, perché tutte le volte che noi valutiamo avrei potuto agire altrimenti, quando facciamo appunto, seguiamo queste intuizioni modali, stiamo mettendo il possibile dentro al reale. In fondo la filosofia ha una sua autonomia rispetto alla scienza, perché la scienza deve occuparsi per forza soltanto del reale, mentre la filosofia può occuparsi non solo del reale ma anche del possibile. Mi sembra un discorso accettabilissimo, e è un discorso di questo genere non ho assolutamente niente da obiettare, anzi sottoscriverei parola per parola quello che dice Varzi. Però se noi invece diciamo che appunto essere filosofi significa dire addio alla verità, beh, allora a questo punto buonanotte, c'è anche tanta gente non filosofa che dice addio alla verità. Poi se vogliamo, su questo punto, come ha detto De Caro un po' di tempo fa su Sole 24 Ore, nessuno è totalmente realista o totalmente antirealista, ma... Sì, sì, infatti, voglio dire, a parte che poi, come, un po' come tanti filosofi critici della scienza, che poi quando sta male vanno dal medico, dice, guarda, sei incoerente, dovresti andare dallo sciamano, oppure fare dei riti, oppure non fare niente perché mera apparenza. Invece non va dal medico, e fa bene, sono contento per loro che vadano dal medico. Però appunto, in quell'articolo a cui fai riferimento, De Caro faceva notare che anche il più sfrenato idealista crede almeno nell'esistenza dello spirito, e anche il più sfrenato realista, materialista, radicale, eccetera, è antirealista rispetto allo spirito. Quindi, cioè, quello che è importante è considerare che dopo tanti anni che tu hai fatto la decostruzione del dire quello che ti appare naturale in realtà è sociale, vuoi fare un piccolo passo in avanti e, proseguendo la decostruzione, non facendo una restaurazione, dire a questo punto è molto importante riuscire a capire che cosa è davvero naturale, che cosa è sociale, che cosa è misto tra naturale e sociale, perché il problema è che ce ne sono tantissime di cose che sono miste tra naturale e sociale. Lavoriamo di fino su questo. L'altro invece è dire che tutto è socialmente costruito, è come dire piove governo ladro, cioè è generico. A proposito di decostruzione, un po' come la decostruzione, il nuovo realismo mi ricorda qualcosa di estremamente interdisciplinare, che ha più applicazioni anche di quelle che inizialmente si potevano pensare. Tal proposito, l'architettura, per esempio, in cui tu hai lavorato anche a un ultimo libro che è Documentalità e Architettura, che è uscito da Mimesis di recente, lo facciamo anche vedere. E anche l'aspetto politico, perché non nel senso del genere del governo ladro, ma nel senso invece della politica, in senso più nobile, ha delle applicazioni di questo tipo. E che cosa puoi dirci a proposito sull'interdisciplinarità del nuovo realismo? Ma io dico appunto che questi sono caratteri, caratteri d'epoca, quello che dicevo prima. A un certo punto prima si pensa che ci sia, anche in una società che era, come si diceva, più affluente, anche più speranzosa, in una crescita indiscriminata della ricchezza, e quindi concedi mutui allegramente, fai cose di questo genere, c'era questa tendenza verso l'antirealismo. Dopodiché si vedono le conseguenze negative in sede politica, e come ho detto è il populismo, si vedono le tendenze negative in tanti altri ambiti, appunto in economia, si vedono persino le conseguenze negative nell'architettura, perché per esempio l'architettura è stata per molto tempo una disciplina in cui si riteneva di poter agire quasi che non ci fosse una differenza fra quello che disegni e quello che poi alla fine fai. Quindi fai questo bellissimo disegno e questo è già finito. Il problema è che il bello e il brutto dell'architettura incomincia proprio quando passi a mettere il disegno in un ambito concreto, e poi questi oggetti che decadono, che alla fine rendono bruttissimo il disegno, la cosa, e non avere per esempio quantificato sul tempo, cioè
L'architettura è qualcosa che per eccellenza deve fare i conti col tempo. Ovvio, ci sono culture architettoniche come quella giapponese in cui si dice ogni 40 anni fai tutto da capo, però da noi così non è, tant'è che questa cosa qua in cui noi siamo, che è uno dei più brutti e nocivi palazzi, non era colpa di chi l'ha fatto, però effettivamente era pieno di amianto e risale al 68. A questo punto, se fossimo in Giappone, fosse stato anche il più bello dei palazzi del mondo, sarebbe stato abbattuto e rifatto. Invece non siamo in Giappone, è più brutto. Quindi quando uno fa un'opera, non voglio dire che il realismo sia soltanto questo in architettura, intendo dire che in generale c'è un bisogno non di fondamenti, perché per esempio io credo che la richiesta di fondamentalismo, di fondazionalismo sia una richiesta nevrotica e che soprattutto manifesta una forma di difficoltà. Secondo me c'è bisogno di maggiore analiticità e sottigliezza, voler dire le cose in maniera molto molto approssimativa, perché poi bisognerebbe analizzare per bene la cosa. E riusciamo a fare un qualcosa che abbia la stessa ampiezza di implicazioni che aveva il decostruzionismo della filosofia continentale e la stessa sottigliezza di discriminazione che ha tradizionalmente la filosofia analitica. Uno dice, beh, sarebbe bello fare una cosa di questo genere, no, chiaro, è un ideale, però riusciamo ad andare un po' in quella direzione, provare a lavorare un po' in quella direzione, fare qualcosa in quella direzione, non sarebbe brutto. Prima della prossima domanda volevo dire che a proposito dell'architettura ci sarà un convegno a breve, no? Un sì. Convegno in mostre tra Torino e Napoli, sì. E anche in questo caso le informazioni sono reperibili sul sito della BONT per chiunque volesse andare a vedere. E, a proposito di decostruzione, tu cosa recupereresti della decostruzione in questo senso? E in questo recupero, in che cosa ti senti ancora vicino agli insegnamenti di Derrida, in qualche senso? Ma io, appunto, mi sento enormemente vicino agli insegnamenti di Derrida. Per esempio, un'obiezione che mi sono sentito fare è dire, va bene, però tu critichi l'ironizzazione, l'ironia, eccetera, e poi dopo usi sempre l'ironia all'interno dei tuoi discorsi. Tu sembri anche molto postmoderno nel come presenti le tue cose, eccetera, eccetera, eccetera. Tu sembri molto decostruttivo nel come presenti le tue cose. Intanto ci mancherebbe altro, nel senso che questa, grosso modo, è la mia, mettiamola così, la mia vita professionale, nel senso che nel 1979 c'è la strada nuovissima all'architettura postmoderna a Venezia di Venturi, quella che poi è stata criticata da Habermas, c'è la condizione postmoderna di Lyotard, c'è la filosofia allo specchio della natura di Rorty, e c'è, venendo al minimo, io che mi laureo. Comunque lì mi sono laureato in quel contesto, e lì in tutti quegli anni che dal 79 arrivano a oggi, e che ahimè sono 33, sono cresciuto lì dentro, ho visto l'evoluzione, gli sviluppi, e quindi questo, come dire, è il mondo che sento appartenermi. Fra l'altro, un mondo, a me capita quando parlo di fronte a degli studenti di primi anni di questo mondo, mi rendo conto che sta parlando di una cosa storica, di cose che loro non hanno vissuto in alcun modo o che hanno sentito soltanto come eco, e quindi mi chiedo persino che interesse possa avere per loro questo. Però al di là di questo, quindi tutti questi strumenti fanno parte del mio modo di ragionare. Le cose non si buttano via semplicemente, si cerca di trasformarle, ma d'altra parte sarebbe possibile, io non credo che uno possa mantenere esattamente le stesse idee per 33 anni. Perché c'è qualcuno che dice,
transfuga del postmoderno, apostata del postmoderno. Intanto non si fa un po' torto al postmoderno a trattarlo come una religione, la filosofia come una religione, cioè per cui prima l'abbracci per un atto di fede e poi, venendo ben meno a quell'atto di fede, la disabbracci, non so come si dice, la molli, mettiamo così. No, in filosofia, ma anche nelle scienze. Immaginate, per esempio, che idea regressiva si deve avere nella filosofia per dire resti nella stessa filosofia per 33 anni. Pensate a un medico che resta nella stessa terapia per 33 anni, lo mandano in galera, dico scusi, guardi che questo si faceva 33 anni fa, adesso usiamo questo, ha meno effetti collaterali, funziona meglio, ma si documenti, insomma. Un'altra delle obiezioni che ti è stata fatta, a mio avviso abbastanza ingenua, è quella che ha a che fare con la col fatto che il dibattito sul nuovo realismo sia un dibattito provinciale, cioè sia un dibattito tutto italiano. In realtà quello che hanno dimostrato numerosi convegni, a partire da quello a Bonn con Marcus Gabriel eccetera, è che in realtà il realismo è qualcosa di cui si discute in tutti i luoghi filosofici avanzati del mondo, tra virgolette, e anche l'ultimo libro, questo qui curato con De Caro, pone contributi a livello internazionale, ricordiamoci anche Hilary Putnam all'interno. Che cosa puoi rispondere ulteriormente, se serve, a questo genere di obiezioni? Ma direi che rientrano abbastanza, cioè quando c'è qualcosa che non ti va, tu puoi avere tante forme di marginalizzazione della rilevanza dell'oggetto. Uno può dire, ma guardate, una cosa psichiatrica di Ferraris. Ferraris ce l'ha con qualcuno, sono cose lì, perché taluni hanno detto non solo che era una cosa italiana, quindi provinciale, ma addirittura torinese. Cioè proprio, anzi con un certo cap geografico, eccetera, vai su Google Map e lì ti dicono, se metti, digiti quell'indirizzo e lì capisci dove è rilevante il nuovo realismo, altrove no. Quindi questa è una prima cosa. Poi proseguendo sulle determinate, oppure dice ma sarà regionale, sarà piemontese, sarà soltanto italiana, poi magari qualcuno dice che è soltanto europea, poi qualcuno magari ti dice che è soltanto mondiale perché vorrebbe di più, ma lì diventa meno credibile. Quindi vuol dire, da una parte si può giustamente osservare che in culture filosofiche come quella analitica, in cui si era sempre pensato che quelli che si occupavano di postmoderno non fossero filosofi, ma si andassero trattati nei cultural studies, nella letteratura comparata, eccetera, lo scontro è stato meno forte, le forme di realismo sono state diverse. Del resto, ripeto, l'antirealismo di uno come De Caro, di uno come Achille Varzi, è un antirealismo molto diverso dall'antirealismo di un postmoderno. Peraltro ci sono forme di antirealismo che sono state prese da Goodman a un certo punto, persino da Putnam nel periodo intermedio, che hanno molti punti di contatto con l'antirealismo di Rorty, e l'antirealismo di Rorty ha espliciti punti di contatto con l'antirealismo continentale. Quindi per dire, è chiaro che poi del resto, insomma, poiché la filosofia ama occuparsi di cose serie, almeno si atteggia ad occuparsi di cose serie, mi sembra che tutto sommato sapere se la realtà esiste o meno, perché questo è l'equivoco, no, ma cosa è reale e cosa non lo è dentro una realtà che esiste. Nessuno verrà mai, neanche loro almeno sembrerebbe, che sebbene poi le conseguenze dei loro ragionamenti vadano nel dire che la realtà non esiste. Quindi questo è il primo punto. Quindi questa dimensione della geograficizzazione del dibattito, direi che è una maniera di evitazione della rilevanza. Ovviamente accanto, visto che le categorie sono sempre due, anzi le forme pure dell'intuizione, non c'è soltanto lo spazio, c'è anche il tempo, l'altra strategia è ma sono cose che sono viste da tempo. Quindi però è interessante perché sono contraddittorie, nel senso che mentre intuizione pura spaziale è molto localizzante, cioè riguarda 30-40 metri quadrati e non di più, l'intuizione pura spaziale è estremamente estesa, se ne parla dall'origine dell'universo ci si mette d'accordo, se di una cosa se ne parla da millenni forse è rilevante e riguarda tutte le culture filosofiche e non può essere provinciale. Se è provinciale,
ti pare che ne parlino da millenni. Una delle ultime domande che ti vorrei fare, e cui tengo particolarmente, è quella che riguarda non solo il valore filosofico del nuovo realismo, se vogliamo anche un po' sociologico, nel senso che per le nuove generazioni di filosofi, o quasi tali, o speranzosi tali, come il sottoscritto, nascere in un'epoca profondamente diversa, filosoficamente, teniamoci, in un'epoca profondamente diversa da quella da cui sei nato tu, il valore del nuovo realismo, quale può essere, secondo te, la formazione delle nuove generazioni di filosofi? In che modo può influire in questo senso? Io voglio dire, quello che ho sempre cercato di fare con quelli che si sono laureati con me è stato dire, per esempio, qui in università come quella di Torino, come la tradizionalmente, imparate un sacco di cose importanti, imparate un sacco di cose di ermeneutica, imparate molta storia della filosofia che male non fa perché una cultura, e anche cose di cultura generale come letteratura eccetera, tutto fa, non puoi immaginare che ci sia un filosofo che sa soltanto tre o quattro cose, perché sarebbe a dir poco problematico come filosofo. Dopodiché mi ho sempre esortati a fare dei dottorati di filosofia analitica, di filosofia del linguaggio, perché lì devi imparare anche un'altra cosa. Io credo che la prospettiva sarebbe quella alla fine di arrivare, c'è la globalizzazione in tutto e ha degli effetti positivi, sarà possibile avere una globalizzazione anche in filosofia, nel senso che ovviamente tutto cambia. Io ricordo che quando ero studente c'erano ancora dei professori, fra l'altro persone di valore, che erano famosi, il cui merito filosofico consisteva nell'aver fatto conoscere in Italia un filosofo straniero, che è bizzarrissimo, nel senso che è quasi, è umiliante anche, perché dice cos'è una guida turistica, un cicerone, ci fa vedere, adesso vi faccio vedere, che ne so, Rorty, adesso vi faccio vedere Popper, ve lo mostro. Aveva un senso questo, perché comunque si parlava ancora meno le lingue di quanto non sia adesso, si viaggiava meno di quanto non sia adesso, non c'è il web in cui, peraltro va bene anche per situazioni come gli italiani, che poi gli dava sempre molta poca retta, adesso tutto sommato vai in rete e vedi anche questo, non so se sia un bene o un male, ma comunque è un fatto. Allora io credo che noi abbiamo assistito, facendo gli ultimi 30-40 anni di filosofia, da prima all'egemonia incontrastata della filosofia continentale come filosofia tradizionale, e fra l'altro voglio dire, non è neanche un male questo, è ovvio che in una tradizione si mantiene quello che c'è. Poi c'è stata la durissima contrapposizione, durissima insomma, la manifesta contrapposizione tra analitici e continentali, adesso mi sembra che si possa andare ad una forma unificata. Ripeto, come dicevo prima, questo è utopistico, questo è ottimistico, e poi comunque nessun percorso filosofico è facile, lineare, non sai fin dall'inizio come si svolgerà. Sicuramente adesso ci sono quantomeno più strumenti di quanto non ci fossero in precedenza, e poi comunque vuol dire, i percorsi sono difficili nella filosofia, ma sono difficili anche nella vita, quindi tutto sommato. Ultimissima domanda, che cosa recentemente, anche in un tuo intervento ad Alghero per il congresso della Società della Filosofia Analitica, hai cominciato a parlare di cose in sé, che cosa, in che modo influenzerà anche i tuoi lavori futuri questa cosa? Ma io pensavo come uno svolgimento appunto del, in fondo, che cosa sta alla base dell'antirealismo moderno, perché ci sono tante forme di antirealismo. Beh, essenzialmente una radicalizzazione del kantismo. Il kantismo ci dice che noi non abbiamo mai contatto con le cose come tali, ma abbiamo questo contatto che è sempre mediato da appunto quelle due forme pure dell'intuizione che vengono adoperate anche per dire che il realismo non è importante, e 12 categorie. Quindi noi abbiamo accesso soltanto a dei fenomeni. Io lì facevo notare, come mi è già capitato in altre occasioni, come hanno fatto notare anche tanti altri, che intanto la nozione di fenomeno che noi assumiamo così tranquillamente, cioè non ci sono cose in sé ma soltanto cose come appaiono a noi,
e poi problematica, perché dice, vuoi dire che nel momento in cui io e un cane, che abbiamo sicuramente gli schemi percettivi diversi, gli schemi concettuali diversi, interagiamo, c'è una specie di entità suprema che fa sì che interagiamo positivamente, o non sarà che tutto sommato questi schemi concettuali non hanno una presa così forte su un reale che indipendente? Per tacere poi dopo del fatto che c'è una grandissima, insomma, per avere un fenomeno, perché qualcosa sia un fenomeno, è necessario ipotizzare che ci sia quantomeno una controparte di cose in sé, cioè si chiama fenomeno perché non è una cosa in sé, ha un interno che non c'è accessibile. Ma per esempio negli oggetti sociali, quale sarebbe la cosa in sé di una multa? Quale sarebbe la cosa in sé rispetto a cui una multa sarebbe meramente un fenomeno? No, una multa è una multa. E quindi se una multa è una multa, se un matrimonio è un matrimonio, se una dichiarazione di guerra è una dichiarazione di guerra, allora tutte queste sono delle cose in sé. Per tacere poi invece, venendo agli oggetti naturali, non agli oggetti sociali, che anche alla questione fenomeno cosa in sé si pone l'eterno problema, è il caso di dire, almeno l'antiquato problema dei dinosauri, nel senso che questo viene spiegato molto bene da Marconi nel saggio di Bentornata Realtà, nel senso che lui dice, Rorty asserisce che le cose non dipendono da noi causalmente ma solo rappresentazionalmente, vuol dire con questo che non ritiene che siamo noi per esempio a creare i dinosauri. Pensa che però in qualche modo i dinosauri dipendono da noi. Allora uno dice, i casi sono due, o i dinosauri dipendono da noi nel senso che siamo noi che li chiamiamo dinosauri e loro non hanno mai saputo di chiamarsi dinosauri, e questo è indubbio, però non è una dipendenza. Chiamare questo una dipendenza è come dire che la Groenlandia dipende da me in questo momento perché sto parlando di Groenlandia. Oppure si dice che dipendono in qualche modo di più, e però a questo punto, visto che quando l'essere dei dinosauri dipende da noi, però quando gli dinosauri c'erano, non c'eravamo noi, e se l'essere dei dinosauri dipende da noi, dobbiamo dunque concluderne che quando c'erano i dinosauri, non c'erano i dinosauri. Questa è la cosa, fine morale della favola, che viene così ben raccontata da Marconi. Grazie mille, grazie a te anche, scusa la deviazione del fatto che poi quando si parla in pubblico deve essere sempre con lei. Informale. Grazie.